Dalla cima del Monte Grappa il panorama è spettacolare, a 360 gradi, dall'alba al tramonto in ogni stagione ed è emblema della grande storia. Siamo in tantissimi stasera. Alle 5:17 minuti di questo pomeriggio, mentre il sole è già tramontato, la luna sorgerà ad est e noi siamo proprio quassù per vederla sorgere. Alle 15:45 c'era solo un venticello che si è fatto via via più forte e ci ha regalato i brividi di un'autentica bufera di montagna. Quassù calcheremo le tracce, le trincee, gli appostamenti, le tracce di soldati che sono morti, che hanno combattuto, che hanno vissuto quassù per un anno. E con un clima come questo, oltretutto, perché sono arrivati quassù nel novembre e subito nel dicembre che combattevano aveva nevicato e quindi di conseguenza c'era neve, c'era freddo, c'era il vento, quello che stiamo provando anche noi, e non erano sicuramente vestiti come siamo vestiti noi, tra parentesi, noi siamo vestiti molto. Siamo a meno 13. Il freddo viene amplificato dal vento e c'è chi ha trovato un rimedio. Adesso il freddo non ci fa più paura. In questa escursione con le ciaspole non è mancato proprio nulla: il cielo limpido, il tramonto rosso intenso ed il rapido sorgere della luna piena. Le ciaspole ai piedi, i bastoncini, la neve fresca, il freddo alle mani e le folate di neve hanno reso difficili queste improvvisate riprese e messo a dura prova non solo l'attrezzatura fotografica, ma anche, ahimè, l'equilibrio dell'operatore stesso. Ma la vista del panorama, le luci della pianura, il cielo stellato, ed il fatto di condividere con tanti amici amanti della montagna questa atmosfera ripaga ogni piccolo disagio. Un po' di storia ed ambiente e di consigli della nostra guida. Grappa è diventato importante quando? Durante la Prima Guerra Mondiale. Durante la Prima Guerra Mondiale è costruita una galleria che è lunga quasi 6 km interamente all'interno della montagna, che serviva proprio per difendere la cima. Ed è poco ricca di umidità. L'aria scendendo cosa fa? Acquista calore, siccome ha molto meno umidità al suo interno si riscalda molto più velocemente, e ecco questo l'effetto. Vi ripeto quello che ho detto prima, attenzione che passeremo abbastanza vicini a delle creste, a non andare in cresta. Noi stiamo all'interno, voi non andate per i cavoli vostri in cresta, perché se cadete magari faccio fatica a ribeccarvi, chiaro? Altra cosa, c'è un buco, quando arriveremo sul buco? La ciaspolada prosegue in cresta con magnifica vista notturna sulle Dolomiti, sulla Valsugana e sull'altopiano di Asiago. Tra uno scatto e l'altro, qualcuno pensa bene di farsi uno spuntino artico. Fredda, artica. Si scende rapidamente verso il rifugio Bassano, dove sappiamo che ci aspetta il ristoro della cioccolata ed un buon tè caldo in compagnia. La serata prosegue con una tavolata assieme ai compagni di avventura. Alla fine tutti concordi, meritava veramente.